PEGI 16. Ciao, benvenuti a un nuovo episodio dei Dev Diary di MAD Film Motocross World Championship. Oggi parleremo di gameplay e game modes. Il cuore di MAD è il MAD World Tour. Nel MAD World Tour impersonerete 4 eroi, ognuno con delle skill, dei talenti e una possibilità di customizzazione totalmente indipendente. Ogni eroe ha un talento e ogni talento è correlato a un tipo diverso di sfida presente nel World Tour. I piloti del World Tour possono essere customizzati per vari aspetti. Possono acquistare, sbloccare ed equipaggiare caschi ed energy drink. Inoltre possono sbloccare ed entrare a far parte di team e crew. Durante il World Tour si parteciperà a 5 tipi diversi di eventi. Il primo sono le gare di campionato, in cui il goal è soddisfare l'obiettivo del team equipaggiato correntemente. Il secondo tipo di eventi sono le gare testa a testa, in cui si compete contro un singolo campione. Il terzo tipo di evento sono le gare di eliminazioni, quindi è assolutamente importante riuscire a guadagnare e mantenere la posizione. Il quarto tipo di evento sono le gare a checkpoint, qui conta solo la velocità e l'approccio tecnico al percorso, allo scrub e alla velocità massima. Il quinto tipo di eventi sono le trick battle, l'obiettivo qui è fare il massimo numero possibile, creando combo di trick e cercando di non cadere mai. Abbiamo sviluppato il modello di guida di MAD con in testa due parole chiave, divertimento e adrenalina. Siamo partiti osservando e analizzando la realtà e abbiamo creato un modello di guida che si presta a due differenti interpretazioni. La prima, la fase 1, permette di gestire la moto al meglio nella fase a terra, quindi durante le curve, i salti, ogni tipo di pendenza. Il secondo livello invece si basa sulla tecnica dello scrub. Lo scrub è una manovra che, se eseguita correttamente, permette non solo di atterrare prima, ma di atterrare più velocemente durante un salto. Grazie alla gestione fisica della moto nelle fasi a terra e grazie all'implementazione dello scrub nelle fasi aeree, MAD è il primo gioco di motocross che permette ai giocatori di fare la differenza sia a terra che in aria, proprio come i migliori piloti del campionato MX1. Se non l'avete ancora capito, in MAD vi vogliamo vedere dominare la terra e fendere l'aria come i veri professionisti. Dovrete dare il massimo per gareggiare contro questi piloti, vi staranno col fiato sul collo. Abbiamo dato la possibilità ai nostri rider di poter spaziare lungo tutto l'arco della pista. Gli abbiamo dato la possibilità di sorpassarvi in ogni curva, utilizzando traiettorie diverse. Saranno molto abili nell'utilizzare lo scrub. Le gare saranno molto dure, ci saranno tanti contatti fisici, proprio come in una pista di motocross. Abbiamo osservato gare, parlato con piloti e deciso di replicare quello che è il loro stile di guida. Per sviluppare al meglio la fisica di MAD, ci siamo incontrati con il 5 volte campione del mondo Tony Cairoli. Sentiamo cosa ne pensa. Ciao a tutti, sono Tony Cairoli, 5 volte campione del mondo di motocross. E quest'oggi siamo qui a Odolo, in provincia di Brescia, e scendiamo in pista con gli amici di Milestone per scoprire questo nuovo gioco MAD Team Motocross World Championship. Ma per me il motocross diciamo è in sé per sé diciamo uno sport molto molto duro, sia a livello di testa sia a livello fisico. Velocità, fango e gloria diciamo sono le tre parole che ho sempre usato per descrivere questo sport, perché si cerca sempre di essere più veloci di tutti. Il fango diciamo è parte integrante di questo sport, e poi la gloria è quella che un po' cercano tutti i campioni. Poi ho avuto diciamo la fortuna di provare MAD Film Motocross World Championship. Devo dire che è molto divertente, poi è l'unico ad avere la licenza ufficiale del mondiale motocross. Puoi scegliere tutti i piloti, sia dell'MX1 che dell'MX2, quindi sicuramente vi divertirete. Un'altra caratteristica di MAD sicuramente è lo scrub, ormai diciamo, è diventata una realtà anche nel cross, perché si usa spesso e è molto utile per effettuare qualche sorpasso, per rimanere meno possibile in aria, cercare di completare allo stesso tempo il salto e cercare di atterrare ecco, prima dell'altro concorrente. Così come nella realtà, ognuno ha la possibilità, vincendo diciamo, la qualifica, di potersi scegliere la posizione migliore al cancello, che di solito si sceglie in base alla curva. Se la curva è a sinistra, si sceglie ovviamente il cancello a sinistra. Poi, come anche nella realtà, ovviamente è molto importante cercare di cambiare traiettoria, anche perché durante la gara cambia spesso la pista e diventa sempre più segnata, e quindi cercare magari di trovare delle traiettorie diverse che ti permettano anche di fare
di rischiare di meno e di essere più veloci. Ciao ragazzi, da Odolo è tutto, è l'ultima prova degli internazionali d'Italia di motocross, mi raccomando divertitevi con Mad The Game e ci vediamo presto. Vi ricordo di venire a visitare il nostro sito ufficiale madthegame.com e di aggiungerci nella pagina ufficiale di Facebook. Ciao!